Ciao segno del leone, benvenute e bentornate sul canale Tarocchi Polvere di Stelle. Vediamo adesso quali energie vi caratterizzano per questa seconda metà del mese di giugno. Seconda metà del mese di giugno, che energia caratterizza il segno del leone? Che cosa caratterizza questa seconda metà di giugno per il segno del leone? Seconda metà di giugno per il segno del leone. Seconda metà di giugno per il segno del leone. Seconda metà di giugno, segno del leone. La creatività e il completamento. Allora, quello che mi viene da dire è che state avendo molte idee che servono proprio a che vi fanno stare bene, vi completano, vi danno degli stimoli nuovi. La creatività comunque è proprio una avete voglia di scrivere, avete voglia di leggere, avete voglia di fare qualcosa di nuovo, di progettare, e questo può anche essere proprio a livello di vita. Per alcuni può essere anche il fatto di voler aprire un'attività. Il fatto di arredare una casa nuova, il fatto di crearsi un nuovo status, un nuovo io esteriore, può essere un cambio di capelli, un cambio di abbigliamento. Proprio qua c'è una voglia di mostrare al mondo chi si è. Vediamo un attimino. Che cosa ci dicono i tarocchi per il segno del leone, questa seconda metà di giugno? Questa seconda metà di giugno per il segno del leone. Seconda metà di giugno per il segno del leone. Seconda metà di giugno per il segno del leone. Seconda metà di giugno per il segno del leone. Qua ci sono anche un po' di blocchi, comunque. Qua si ha voglia di comunicare e mi viene proprio con la creatività in maniera molto diretta, in maniera molto passionale, in maniera molto veloce. Qua ci sono dei pensieri che comunque creano dei pensieri che un po' ci tormentano. Qui siamo delle persone che comunque sono molto con questa regina di pentacoli, sono delle persone che comunque sono molto indipendenti nella vita. Qua si vogliono lasciare quelle che sono stati degli shock emotivi e con shock emotivi, no, ripeto, non sempre sono cose brutte, ma sono cose che ci hanno destabilizzato. Può essere sia in senso positivo che in senso negativo. Vogliamo lasciare questo senso di destabilizzazione. Ci sentiamo, vogliamo uscirne vittoriosi. Qua c'è stato un forte senso di perdita, che può essere a livello sentimentale, a livello economico. Abbiamo anche bisogno, abbiamo qui, necessitiamo di lasciare quei sensi, quelle illusioni che ci sono state date da terzi. Qua abbiamo comunque, qua vedo delle persone che un pochettino sono state ingannate, mettiamole in questo modo. Hanno creduto molto a delle parole dette, a dei piccoli gesti fatti, che hanno creato comunque sia appunto questo senso di perdita, dando così però modo di fermarsi e riflettere. Si è ancora un po' in disequilibrio, ma si ha la voglia comunque di ritornare a divertirsi, la voglia di voler stare bene.
si incomincia ad avere una visione reale su quello che è successo nel passato, non, lasciando da parte queste illusioni, si incomincia proprio ad avere una visione reale di ciò che è accaduto. Qua si ha la voglia di partire. Partire in senso di muoversi, di cambiare. Qua ci sono delle notizie che si tarda a dare e tardano ad arrivare. Vogliamo togliere un pochettino la corazza. Abbiamo paura di iniziare qualcosa di concreto e questo lo dico a livello sentimentale. In un certo senso si ha voglia comunque sia di che una persona del passato ritorni a farsi vivo, ma nello stesso tempo, ed è questo che crea dei blocchi, ma qualcosa di bello sta per arrivare. Qualcosa di bello sta per arrivare. Qua con questo due di coppe e questo 21 che è il mondo, vedo proprio che chiuso un ciclo, c'è proprio un qualcosa di nuovo che sta per arrivare. Può essere proprio un nuovo contratto di lavoro, un nuovo amore, una nuova relazione, tutto fatto nella stabilità, cioè nell'essere sani, nella stabilità, dove siamo stati ingannati, quindi se siamo stati ingannati in una relazione, qua sta arrivando la relazione sana. Se siamo stati ingannati sul lavoro, qui sta arrivando comunque un lavoro che in entrambi i casi ci portano ad una concretezza. Bisogna comunque chiudere un ciclo, non aspettare nulla del nostro passato, lasciare che le cose vadano, e utilizzarla quella voglia di partire, perché noi abbiamo qui il segno del leone, ha la voglia di ripartire, ma nello stesso tempo sta fermo. Nel momento in cui decide di muoversi, nel momento in cui decide che è il momento di cambiare, qui direi che le cose vanno a migliorarsi. Bisogna un attimino distaccarsi da quello che è stato, lo state facendo, nel senso che comunque dicevamo che state lasciando andare le illusioni, state avendo una visione reale di come sono andate le cose, quindi comunque questo a livello lavorativo o a livello sentimentale, state lasciando andare quelle che sono state le illusioni, mantenendo quello che realmente è stato. Questo vi sta ancora creando comunque sia dei problemi, ma datevi del tempo, nel senso che non sono passaggi facili. Utilizzate la vostra creatività per dimostrare anche a voi stessi chi siete. Qua voi dovete trovare proprio con la vostra creatività, troverete il vostro completamento. Una volta che voi avete trovato il vostro completamento, quello che vi dà delle soddisfazioni, lasciando andare quello che sono state le illusioni del passato, ripeto, sia a livello lavorativo che a livello sentimentale, nonostante a livello sentimentale si riaspetti comunque un ritorno, lasciate andare perché qualcosa di bello per voi sta per arrivare. Sta per arrivare un nuovo lavoro, sta per arrivare un nuovo amore. Tutto nella sanezza di quello che state per andare a vivere. Quindi avete vissuto un amore tossico, state per vivere un amore sano. Avete avuto delle promesse infrante in un lavoro. Il lavoro che andrete a fare, quello che vi verrà promesso, verrà dato. Quindi qua voi vi si sta per aprire per voi un nuovo ciclo. Però dovete avere la forza A di agire e B di non aspettarlo più questo passato, nonostante voi abbiate la reale visione delle cose.
Non aspettate più il vecchio perché qualcosa di bello, nuovo sta per arrivare. Con questo è tutto, segno del leone, ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere se vi siete ritrovati, lasciatemi un like, un commento, se non l'avete fatto vi fa piacere, iscrivetevi al canale e se avete bisogno di vedere la vostra situazione personale, scrivetemi a tarocchipolveredistelle@gmail.com. Ciao ciao, segno del leone!